Ognuno per i propri ruoli e compiti devono avviare indagini rapide e concrete per accertare e punire i responsabili del disservizio e per far sì che simili gravi anomalie non possano verificarsi in futuro. È quanto chiede il Partito Democratico di Niscemi alla direzione dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, all'assessore regionale alla sanità, al presidente della regione Sicilia e alla procura della Repubblica di Gela. Del caso sono stati informati anche il sindaco di Niscemi, il presidente del consiglio comunale e i parlamentari della provincia di Caltanissetta. La vicenda è legata alla morte di un niscemese di 74 anni, Vincenzo Cutrona, avvenuta giorni addietro. L'uomo ha accusato un malore dinanzi alla propria casa, probabilmente colpito da infarto, e si è atteso che arrivasse l'ambulanza da Gela perché all'ospedale di Niscemi l'ambulanza disponibile era ferma per un guasto meccanico. Ma da Gela a Niscemi l'ambulanza è giunta dopo 40 minuti. Nonostante le manovre di rianimazione e defibrillazione praticate dai sanitari, Cutrona è morto. Noi chiediamo che venga fatta un'indagine rapida e concreta per accertare le responsabilità di chi ha causato questo ritardo di circa 40 minuti dal momento in cui è stato chiamato il 118 fino a quando è arrivato il mezzo dell'autoambulanza. Per quanto si capisce, diciamo, pare che la città di Niscemi fosse sfornita di autoambulanza del 118 di un 3-4 giorni perché a manutenzione, e questo è inaccettabile, e quindi chiediamo che gli organi interessati, ASP, la regione ed altro, verificano quello che è successo per sanzionare chi sono il responsabile e per far sì innanzitutto che simile anomalie non possono succedere in futuro. Al sud, da Roma a scendere, purtroppo siamo abituati che chi ha delle responsabilità apicale, dirigenziale, diciamo, non fa fino in fondo il proprio dovere. Ora, io mi rifiuto di credere che una sana gestione tenere una città come Niscemi senza un servizio d'autoambulanza, perché, per quello che si dice, era in manutenzione. Chi ha compiti di responsabilità deve gestire la cosa pubblica o privata, qual che sia, in un modo trasparente ed efficiente. Quanto accaduto, sottolinea Di Dio, è gravissimo e inaccettabile per la comunità niscemese. Mi auguro che da questa esperienza negativa di Niscemi possa farne tesoro anche gli altri comuni e le altre gestioni di tutta la Sicilia, quantomeno, perché capisco che quello che è successo a Niscemi purtroppo può succedere anche in ambito regionale.